In riferimento al caso dei 49 migranti a bordo delle due navi dell'ONG Sea-Watch e Sea-Eye bloccate da due settimane nelle acque territoriali di Malta, la città di Pozzallo ancora una volta si dichiara disponibile ad accogliere. Ammonterebbero a 3 milioni di euro i danni alle colture prodotti dall'ondata di gelo del 4 gennaio scorso. Produttori scoraggiati, solo in pochi si sono presentati dagli ispettori agrari per le segnalazioni alla condotta agraria di Vittoria. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ieri sera in via Merlino a Catania ha scongiurato il peggio relativamente alle conseguenze che poteva avere l'incendio divampato nel tetto di una palazzina, causa in fase di accertamento. Anche quest'anno si rinnova la tradizione della Befana alla polizia locale di Modica, mentre a Istica chiude con numeri da record il presepe vivente. A Chiaramonte Gulfi invece si è concluso il concorso dei presepi in miniatura. Buongiorno e bentrovati a MTG. In apertura lo avete sentito dai titoli, andiamo a Pozzallo, la città si è ancora una volta dichiarata disponibile ad accoglierlo, a dichiararlo proprio il primo cittadino Roberto Ammatuna in riferimento al caso dei 49 migranti a bordo delle due navi ONG Sea-Watch e Sea-Eye bloccate da due settimane circa nelle acque territoriali di Malta in attesa di essere accettate in qualche porto. I dettagli. Le navi Sea-Watch e Sea-Eye, con a bordo complessivamente 49 migranti, sono bloccate da due settimane nel Mar Mediterraneo in attesa di un porto sicuro dove poter sbarcare. Finora nessun paese ha formalmente autorizzato l'attracco. Malta ha concesso alle due navi l'autorizzazione a entrare nelle sue acque nazionali per ricevere assistenza, senza però autorizzare lo sbarco dei migranti. Mentre il governo resta diviso sullo sbarco, le autorità religiose, tra cui il vescovo della diocesi di Noto, Antonio Staglianò, lanciano un appello le istituzioni parlando di dramma in attesa di risposta. Anche Papa Francesco all'Angelus ha rivolto un accorato appello ai leader europei perché dimostrino concreta solidarietà nei confronti di queste persone. La solidarietà invocata dal Papa trova terreno fertile anche a Pozzallo, il cui primo cittadino ha ribadito che la città di Pozzallo, come sempre, è pronta ad ospitare chi soffre, chi fugge da guerre e violenze. Pozzallo è disponibile ad accogliere o questi migranti o parte di essi. E se il problema può essere quello di tenere i porti chiusi alle ONG, la scelta che potrebbe essere fatta, e pare insomma che ci si muova in questo tipo di direzione, è che questi immigrati sbarchino a Malta e parte di questi immigrati potrebbero essere accolti a Pozzallo. Il problema dell'immigrazione non è un problema italiano soltanto, ma è un problema europeo. E il ministro Salvini, che poi deve assumere la decisione se fare sbarcare e accogliere i migranti, perché dobbiamo muoverci tutti nell'alveo delle regole della legalità. Il vice premier Matteo Salvini ieri, nel corso di una diretta Facebook, aveva negato la possibilità di accogliere una quota di migranti, ribadendo che i porti italiani sono e rimarranno chiusi per chi non rispetta le leggi. Per i trafficanti di esseri umani e per i complici dei trafficanti di esseri umani, i porti italiani, finché sono ministro, erano, sono e rimarranno chiusi, anche perché, ripeto, ai fenomeni di sinistra dell'accoglienza, apriamo i porti, mandiamo navi, chiamiamo navi, che grazie a questo traffico di esseri umani gli scafisti comprano armi e droga, che poi in parte arrivano in Italia. Io non sarò mai complice di chi vende esseri umani, esponendoli al rischio di morire sul fondo del Mediterraneo, per poi comprare armi e droga da spacciare e vendere in Italia. Intanto Palazzo Chigi sta valutando di accogliere 15 dei 49 migranti, bambini, donne ma anche mariti, per non smembrare i nuclei. L'offerta non sarebbe contraria alla linea del governo, in quanto i porti italiani resterebbero chiusi e qualsiasi accordo sarebbe possibile solo dopo che Malta avrà fatto sbarcare sul proprio territorio i migranti. Come riporta l'ANSA, il governo tedesco ha manifestato la sua disponibilità a partecipare all'accoglienza dei profughi nell'ambito di una soluzione solidale europea. A dirlo è il portavoce del governo tedesco Stefan Seibert in conferenza stampa a Berlino.
E sono favorevoli alla posizione di Salvini i catanesi in relazione al decreto sicurezza. Intervistati questa mattina chiedono regole certe per la gestione dei flussi migratori. Sara Donzuso. È entrato in vigore da qualche settimana il decreto sicurezza, sta creando non pochi malumori tra il ministro dell'interno Matteo Salvini e alcuni sindaci. Ma cosa prevede questo decreto sicurezza? Il primo articolo, in primo caso, muove disposizioni in materia della concessione dell'asilo e prevede di fatto l'abrogazione della protezione per motivi umanitari, che era prevista dal testo unico sull'immigrazione. La protezione umanitaria era riconosciuta anche a cittadini stranieri che non è possibile espellere perché sarebbero andati incontro a persecuzione nel loro paese. Con l'entrata in vigore del decreto, questo permesso di soggiorno non potrà più essere concesso neppure dai tribunali in seguito a un ricorso per diniego. Al posto della protezione umanitaria sarà introdotto un permesso di soggiorno per alcuni casi speciali. Gli stranieri poi, inoltre, che sono trattenuti nei centri di permanenza per il rimpatrio in attesa di essere rimpatriati, con il nuovo decreto potranno essere trattenuti fino a un massimo di 180 giorni. 30 invece il giorno in cui possono rimanere nei cosiddetti hotspot. Dicevamo un decreto che sta creando malumori fra alcuni sindaci e il ministro dell'interno, ma i cittadini cosa ne pensano? Credo che sia un decreto che possa dare un valore aggiunto a quella che è la situazione attuale sul territorio nazionale. Il fatto che ci sia uno scontro fra Salvini e i sindaci a cosa può portare? Sicuramente nulla di buono e nulla di positivo. Mi auspico che si possa trovare una soluzione. Mio malgrado, anche se in passato non avrei detto mai una cosa del genere, ho pensato di dire una cosa del genere, diciamo che sono pro Salvini. Sono perfettamente d'accordo. Con Salvini o con Orlando? Con Salvini, ovviamente. Le leggi vanno osservate, ciò non significa che sia un decreto giusto, perché secondo me comprende diversi profili di ingiustizia sociale ed è giusto che i cittadini tengano conto di queste cose quando andranno a votare la prossima volta. Naturalmente ancora non c'è un quadro ben preciso e ben completo in merito a questo provvedimento che stanno prendendo a Roma. Quindi credo che bisogna approfondire ancora di più il caso. È un decreto che va un attimo contestualizzato, sicuramente sta creando un po' di problemi a tutti i sindaci. Ci sono dei punti che andranno sicuramente migliorati e integrati in maniera più logica. Torniamo a parlare adesso dell'ondata di gelo del 4 gennaio scorso che ha provocato ingenti danni alle coltivazioni, un settore, quello dell'agricoltura, già messo in ginocchio. Si fa la conta dei danni e gli agricoltori, i produttori si sono presentati dagli ispettori agrari a fare segnalazioni presso la condotta agraria di Vittoria. Ce ne parla Carmela Minardo. Pochi produttori hanno raccolto l'invito a presentarsi oggi negli uffici della condotta agraria di Vittoria per segnalare i danni causati dall'ondata di gelo di venerdì scorso. C'è sfiducia anche dopo i precedenti negativi come quello del ciclone Atos che a marzo 2012 devastò molte aziende agricole, ma nonostante le istruttorie e gli stanziamenti nessuno ha visto un euro. Sfiducia anche perché segnalare il danno significa sostenere costi per le perizie. Ormai non crediamo più allo Stato. Non crediamo più alla regione, perché io sono uno di quelli e come me ce ne sono tantissimi, almeno c'è l'80%, il 90% del ciclone Atos che abbiamo avuto danni e non abbiamo visto niente, i soldi sono arrivati e se li sono fregati, la regione si è fregato i soldi dei produttori agricoli, non ha avuto nessuna pietà, io mi trovo che sto saltando con le banche per causa del ciclone Atos. Lo Stato da noi vuole essere pagati solamente le tasse, ma se io non riesco a coprire le spese di produzione del ciliegino o della melanzana o di qualsiasi altro prodotto, come posso andare a pagare le tasse io al governo? Si può quantificare il danno che avete subito voi? Ma il danno che abbiamo subito è tantissimo, andiamo dalle 10 alle 15 mila euro in pratica in partenza. Poi c'è la mancata produzione, che in pratica è il danno inquantificabile. Questa è una serra di zucchine, il gelo ha bruciato totalmente le piante che ormai vanno estirpate e ripiantate, quindi un ciclo di produzione che è andato a male. Togliere tutte le piantine, andare a sterilizzare perché si deve sterilizzare di nuovo, andare a mettere la piantina ammonta un danno a 1000 metri dei 3, 4,
5.000 euro, bisogna vedere cosa si va a piantare e cosa si trova adesso. Quindi il primo ciclo produttivo è già compromesso? Sì, perfettamente. Ora con la gelata, ora questo qua continua a diventare nera la pianta e si deve tagliare, si deve vedere se ne vale la pena. Come siamo un prodotto che ha 3-4 pacchi, due vengono compromesse per il gelo. Non so se ne vale la pena fare tutto questo lavoro. Ma se per i serricoltori è andato compromesso solo un ciclo produttivo, non si può dire lo stesso per i coltivatori di carciofi, che devono aspettare il mese di luglio per poter avviare una nuova campagna agricola. Le immagini parlano da sole. Il ghiaccio ha totalmente bruciato la pianta. Colgo l'occasione a fare l'appello a tutti i nostri colleghi di poter fare le segnalazioni per capire l'entità del danno che effettivamente è successo nei carciofeti, nelle serre e via di seguito. Tragedia sfiorata ieri sera a Catania grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco in via Merlino, dove il tetto di una palazzina ha preso fuoco. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Tanta paura ieri sera in via Merlino a Catania. Un vasto incendio ha interessato la copertura di uno stabile di due piani. Allertati subito i pompieri, lo stabile è stato evacuato e le persone sono state tratte in salvo proprio dai vigili del fuoco. L'incendio ha impegnato diverse squadre di pompieri che sono intervenuti con 4 autobotti, un'autoscala, un mezzo con un braccio telescopico tridimensionale. Sul posto personale anche della Polizia Municipale e della Polizia di Stato. Stamattina rimangono le tegole a terra e l'aspro odore di bruciato. Le conseguenze per fortuna non sono state molto gravi per i residenti della palazzina, impegnati oggi nel ripulire gli interi appartamenti. Anche se fino a tarda notte si è lavorato per rendere sicura appunto la palazzina, ma anche l'intero quartiere che è stato interdetto al passaggio delle autovetture, proprio per evitare ulteriori conseguenze. E adesso ci spostiamo a Ragusa. Chiederemo spiegazioni alla ditta che espleta il servizio di raccolta differenziata in città sulle iniziative di informazione avviate per comunicare ai cittadini le novità riguardanti il nuovo calendario partito il 1 gennaio. Così interviene il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, replicando alle accuse lanciate dal gruppo di opposizione del Movimento 5 Stelle. L'azienda che gestisce la raccolta differenziata Ragusa sarà chiamata a rispondere sulla carenza di comunicazione ai cittadini rispetto alle novità che riguardano il nuovo calendario partito con il nuovo anno. È pronto a chiedere conto e ragione il sindaco di Ragusa Peppe Cassì alla ditta che espleta il servizio di raccolta in città. Il primo cittadino quindi raccoglie l'invito del gruppo del Movimento 5 Stelle a indagare sulla carenza di informazione rispetto alle modifiche del nuovo calendario. Sul difetto di comunicazione noi chiederemo conto all'azienda, alla ditta, perché posso condividere sul fatto che poteva essere comunicata meglio la notizia, per quanto sono stati seguiti i canali previsti. Ritengo che questa modifica possa essere comunque utile e funzionale agli obiettivi di incrementare la raccolta differenziata. Sul fatto poi che ci sia stato meno un'adeguata comunicazione, questo qui ecco, mi riservo di verificare. Il sindaco replica anche alle altre critiche sollevate dal gruppo di opposizione sulla raccolta della plastica annunciata in consiglio comunale. L'impegno era quello di prevedere due giornate. Non era poteva essere un impegno, perché è una cosa che non dipende chiaramente dall'amministrazione, è una cosa che va condivisa con l'azienda, perché si tratta di cambiare una convenzione dove questo non è scritto. Abbiamo avviato un discorso con un tavolo, comunque un confronto con l'azienda, proprio perché ci rendiamo conto che proprio con riferimento alla plastica forse il settore è più in crisi, nel senso che c'è una quantità di plastica esorbitante rispetto al fatto che è previsto solo un giorno di ritiro durante la settimana. Quindi se si riuscisse a raddoppiare il numero delle giornate, portarle a due, certamente sarebbe una cosa positiva, ma ripeto, non dipende solo da noi, dobbiamo confrontarci e condividere questa misura con l'azienda. E voltiamo pagina, si svolgerà il prossimo giovedì all'Istituto Salesiani la Notte Bianca dei Licei, un'occasione per conoscere i corsi di studio e per familiarizzare con la scuola. Sì.
tutto pronto per l'edizione 2019 della Notte Bianca dei Licei, giovedì a partire dalle 18, tanti appuntamenti e tante occasioni per conoscere l'Istituto dei Salesiani. Abbiamo la terza edizione della Notte Bianca, al solito noi anticipiamo di un giorno rispetto a quella nazionale, perché avendo i due indirizzi scolastici, liceo classico e liceo scientifico, ci sembra opportuno anticipare rispetto alla notte classica. Apriamo alle 18. Cominciamo con la scuola media, con questo momento di intrattenimento teatrale operato dai ragazzi sotto la direzione degli insegnanti, e poi cominciamo intorno alle 19:30-20 con la notte del liceo. Sì. Su cosa concentrerete maggiormente l'attenzione? Ma un po' su tutto, noi ci stiamo attenendo al tema nazionale. Il tema nazionale quest'anno è il Dionisiaco, che non è semplicissimo da attuare, come ben capite, soprattutto perché con il liceo scientifico i punti di contatto non sono tanti, però i colleghi sono riusciti ad incentrare dei laboratori che appunto sono gestiti dai ragazzi e si va avanti con questo. Una chicca su tutto è la presentazione. Sono riuscita a coordinarmi a causa dei suoi impegni di lavoro con un nostro ex allievo, Turi Calafato, che è un'eccellenza a livello internazionale e anche mondiale. È un farmacista che ha completamente abbandonato la sua attività per fare il fotografo e si è affermato a livello internazionale. Per essere chiari, una delle campagne stampa di Martini porta la sua firma. È pluripremiato, ha pubblicato i suoi servizi anche su Vogue, quindi veramente una grande eccellenza, e concordavano le nostre date con i suoi impegni lavorativi, e quindi sarà Turi che aprirà quest'anno la Notte Bianca. E saranno consegnati all'associazione Mater Madre Teresa di Modica i beni raccolti per tutta la giornata di ieri dalla Polizia Locale di Modica nell'ambito della Befana della Polizia Locale, che torna a Modica dopo 47 anni. Generi alimentari, ma anche coperte e vestiti, è quanto raccolto ieri dal comando della Polizia Locale di Modica, che dopo 47 anni ha riportato in città la Befana dei Vigili Urbani. Per tutta la giornata di ieri, dunque, sono stati raccolti beni di prima necessità nei locali a piano terra del municipio. I beni raccolti ieri saranno donati all'associazione Mater Madre Teresa di Modica, che si occupa di famiglie bisognose. Un'iniziativa, dunque, di natura solidale, voluta in sinergia con l'amministrazione comunale, presente ieri l'assessore Pietro Lorefice. Per il secondo anno consecutivo è stata ripristinata la Befana curata dai Vigili Urbani. Siamo orgogliosi di questa iniziativa fatta dal comandante Cannizzari e da tutta la polizia locale, e oltre a quello che già ha fatto l'amministrazione a Natale con i voucher per le persone meno abbienti, anche questa iniziativa tende ad alleviare alcune persone che sicuramente non stanno bene come tante altre. La polizia locale ha da sempre avuto un'attenzione particolare verso il sociale. L'anno scorso, ha spiegato il vicecomandante Roberto Amore, abbiamo aiutato 50 famiglie modicane e anche qualcuna a Pozzallo. Soddisfatto di come è andata l'iniziativa il comandante Saro Cannizzaro. Quest'anno daremo tutto ciò che raccoglieremo in beneficenza all'associazione Mater di Modica, che si occupa di famiglie bisognose. Una cosa particolare di quest'anno è che ai primi 50 doneremo una barretta di cioccolato che ci è stata messa a disposizione dal Consorzio per la tutela del cioccolato di Modica. Anche quest'anno si è rinnovata la tradizione della Befana al porto turistico di Marina di Ragusa, che a bordo di un gommone ha portato caramelle, dolcetti, ma soprattutto tanti sorrisi a grandi e piccini. Poi festa in piazza tra le casette dei mercatini artigianali e i gonfiabili, con protagonista non solo la Befana, ma anche la sua amica Befanona sui trampoli e un divertente spazzacamino. Palloncini, gag, bolle di saponi giganti hanno allietato il numeroso pubblico e le tante famiglie che hanno scelto di trascorrere qualche ora in relax in riva al mare. E la bambina con la lanterna è stata la fiaba che le insegnanti Mirella Spadaro ed Elena Baglieri hanno raccontato ai tanti bambini che ieri mattina erano presenti al giardino di Rita a Modica, un luogo di aggregazione per grandi e piccini per una mattinata in allegria. La bambina con la lanterna è una fiaba che celebra la luce, il coraggio e la forza di riaccenderla quando arriva il buio. L'iniziativa è stata lietata anche dalla presenza del Modica Gospel Choir con i maestri Aurelio Pitino e Giorgio Rizza e ai
eseguito 4 brani gospel. Poi l'arrivo della Befana, che ha distribuito caramelle a tutti i bambini insieme alle insegnanti Rosanna Cannata e Daniela Belluardo. E concerto dell'Epifania ieri sera alla chiesa di San Domenico a Modica, organizzato da Unitre. È stato interamente dedicato ai canti natalizi il concerto dell'Epifania del coro dell'Unitre di Modica, diretto dal maestro Orazio Baglieri, accompagnato dal maestro Giorgio Cannizzaro. Un numeroso pubblico presente ha apprezzato l'esibizione che si è svolta nella chiesa di San Domenico, alla presenza non solo dei soci dell'associazione, ma anche di tanti cittadini. Il concerto è stato presentato dalla professoressa Giannina Polara. Prima del concerto, il presidente dell'Unitre di Modica, Rinaldo Stracquadagno, si è soffermato sull'attività dell'associazione rivolta ai temi della cultura, del sociale, della solidarietà, dell'educazione alimentare, della storia di Modica e dell'attività teatrale. Il coro Unitre è una delle perle, diciamo, dell'Unitre, l'università della terza età e delle tre età, che da 10 anni quasi opera a Modica in un percorso molto interessante, fatto di incontri, fatto di conferenze, fatto di aggiornamento, diciamo, della mente, molto importante a una certa età. Più noi stimoliamo il cervello, più possiamo, diciamo così, essere in gamba e riuscire a fare molte cose. Tra l'altro noi abbiamo anche dei corsi in cui si svolgono, diciamo, iniziative interessanti. Abbiamo il corso di teatro, abbiamo il corso di inglese, abbiamo il corso di laboratorio alimentare, cioè tutta una serie di attività che tengono la nostra Unitre viva, salda e anche che guarda verso mete molto interessanti come il volontariato, la conoscenza del territorio e la cultura locale. Abbiamo parlato in chiusura della nostra prima parte di telegiornale dell'Epifania, che per tradizione appunto porta via tutte le festività, chiude le festività natalizie e ha chiuso i battenti anche il presepe vivente di Ispica, aggiunto quest'anno alla 21esima edizione. Quest'anno ha anche registrato numeri da record. Sentiamo. Ha chiuso i battenti ieri sera la 21esima edizione del presepe vivente di Ispica con l'arrivo dei Re Magi. Solo nelle prime tre date oltre 10.000 turisti hanno affollato l'itinerario allestito al Parco Forza dalla Promo Eventi ed organizzato intorno al doppio villaggio, quello siciliano e quello ebraico, con la Natività. Numeri record quest'anno, grazie anche all'attenzione dei media nazionali, commentano dalla Promo Eventi. Il presepe vivente di Ispica ha intensificato infatti il flusso di visitatori provenienti dalla Sicilia, ma anche dalle altre regioni del sud, Calabria, Puglia e Basilicata, molti dei quali provenienti dal circuito turistico presepiale di Matera. Cresce anche il numero delle presenze di ospiti stranieri. Quest'anno infatti ad Ispica sono arrivati giapponesi, tedeschi, inglesi, russi, ammaliati dal mix unico di antichi mestieri siciliani all'interno di grotte calcaree intervallate da scene teatrali ed ambientazioni ebraiche. Una grande soddisfazione, afferma al termine del ciclo di rappresentazioni il presidente della Promo Eventi, Angelo Di Rosa, che con Antonino Spataro ed Angelo Di Martino cura la realizzazione dell'evento. Un risultato, ha commentato Di Rosa, frutto anche della fattiva collaborazione di Comune, direzione artistica, Proloco, gruppo scout, attori, figuranti, proprietari delle grotte del Parco Forza, cui va il nostro ringraziamento, si legge ancora nella nota a firma del presidente, così come agli sponsor che spontaneamente chiedono di aderire al progetto Presepe, intorno alla cui suggestione l'intera comunità si identifica con orgoglio, conclude la nota a firma del presidente della Promo Eventi, Angelo Di Rosa. E con la premiazione dei presepi più meritevoli si è concluso anche il concorso dei presepi in miniatura svoltosi a Chiaramonte Gulfi.
Premiati i vincitori del concorso Presepi in miniatura che si è svolto al comune di Chiaramonte Gulfi. Anche quest'anno sono state tre le categorie. La prima, la categoria A, estesa a tutta la provincia di Ragusa, e poi le categorie B e C, strettamente rivolte al territorio di Chiaramonte Gulfi. La B, le comunità religiose e private, hanno esposto il presepe al pubblico, mentre per la categoria C, presepe in famiglia, la realizzazione del presepe è stata affidata alle case dei chiaramontani e le scuole. L'evento è stato patrocinato dal comune di Chiaramonte Gulfi e organizzato dall'associazione L'Arco in collaborazione con la Proloco di Chiaramonte, che si è spesa a livello logistico per la riuscita della mostra. Per quanto riguarda la categoria A, quella estesa a tutta la provincia, ha vinto la quinta edizione del concorso dei presepi in miniatura il piccolo presepe realizzato all'interno di una rosa del deserto, capolavoro di Francesco Sciannameo. Poi ancora la categoria B, il primo posto al convento dei frati minori di Santa Maria del Gesù, realizzato da Vito Morando e Giambattista Sammatrice, un percorso che immerge lo spettatore all'interno di un antico borgo ibleo. Pastori in movimento, mestieri ormai scomparsi. Infine la categoria C. Il primo classificato, un set natività con pastori e i tre re magi di Ersilia Alescio e Andrea Pollicita. Un presepe realizzato con materiali semplici, con cura dei particolari. I pastori sono realizzati a mano dal nonno circa 30 anni fa, con terracotta, vestiti con carta e stoffa. All'interno di questa comunità esistono dei giovani che si vogliono cimentare a non fare disperdere le tradizioni semplici che ci sono nella nostra provincia. Noi non vogliamo imitare i presepi, quelli tradizionali che hanno fatto la storia di questa provincia, mi riferisco a Monterosso, mi riferisco a Gerratana ed anche ad Ispica. Però noi ci siamo ritagliati uno spazio con una caratteristica semplice dei presepi in miniatura e i concorrenti che ci sono ogni anno, la partecipazione che aumenta, dimostra che noi come pubblica amministrazione non dobbiamo fare disperdere questo patrimonio. E adesso una comunicazione dal comune di Scicli, perché entro il 25 gennaio 2019 sarà possibile ottenere dei voucher per anziani ultra 75 anni non autosufficienti. A darne notizia l'assessore Caterina Riccotti, obiettivo favorire la permanenza o ritorno in famiglia di persone anziane non autosufficienti. I soggetti beneficiari di questo intervento sono anziani ultra 75 anni non autosufficienti e naturalmente, oltre i requisiti per accedere all'intervento, oltre ad aver compiuto 75 anni d'età alla data della scadenza di questo avviso pubblico, è anche essere cittadino italiano, essere residenti nel comune di Scicli, ed è possibile presentare la domanda allegando un'opportuna documentazione predisposta dall'assessorato regionale alla famiglia, ovviamente al comune di Scicli. E dopo invece una piccola pausa in occasione delle vacanze natalizie, torna l'appuntamento con Vi racconto, il salotto di Sara Donzuso, che oggi pomeriggio ospiterà il giornalista e scrittore Francesco Santocono, firma importante a livello nazionale, noto anche per la sua passione per l'Egitto. Non perdete l'appuntamento, alle 19.05 su Video Mediterraneo, ed è possibile anche guardare la puntata e streaming sul nostro sito www.videomediterraneo.it e in diretta sulla pagina ufficiale Facebook di Video Mediterraneo. E adesso lo sport, sesta vittoria consecutiva per la Passalacqua Ragusa, che a Sesto San Giovanni ha consolidato la terza posizione battendo le padrone di casa per 57-72, conquistando così il punto numero 18 in classifica. Una buona gara, commenta il coach, con una partenza diesel, ma era ovvio dopo un po' di tempo che non giocavamo. Però siamo andati in crescendo anche con alcune buone letture e buone circolazioni di palla. Prossimo appuntamento il doppio impegno con Venezia in trasferta e con Schio in casa. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.